Allora, oggi vediamo come pulisco i miei pennelli. Questi sono i pennelli che ho utilizzato negli ultimi tutorial e come vedete sono sporchi di diversi prodotti. Sono sporchi fatti di matita a lunga durata, l'eyeshadow stick di Kiko, ombretti, primer, fard, fondotinta, CC cream e quindi tutta la varia attrezzatura che può servire per un make-up completo. Innanzitutto io inizio riempiendo il lavandino con l'acqua e lasciando in ammollo per alcuni minuti i pennelli in modo da far penetrare l'acqua bene in tutte le setole, perché il rischio è sempre che magari qualcosa resta asciutto. Quindi iniziamo appunto riempiendo il lavandino con un pochino d'acqua. Ok, lascio appunto per alcuni minuti l'acqua a penetrare nelle setole e ci rivediamo fra un pochino. Ok, sono passate all'incirca 2-3 minuti, semplicemente adesso vado a togliere l'acqua. Ecco lavare i pennelli, io utilizzo una semplice saponettina per bambini. Questa è della linea Disney Princess Cinderella, questa qua c'è la ventola, quindi è una saponetta banalissima e è composta, dice, 80% di olio di palma e 20% di olio di cocco e è interamente vegetale, quindi comunque è molto, molto delicata. Io mi organizzo qui sul lavandino, utilizzando i vari spazi che ho per appoggiare di volta in volta i pennelli. Quindi iniziamo subito. Questo pennellino qui l'ho utilizzato con il Long Lasting Stick Eyeshadow della Kiko e quindi un prodotto comunque a lunga durata, a lunga tenuta. E lo vado appunto a pulire tranquillamente. Tutti i pennelli, quindi li lascio un attimino da parte in pace in modo che il sapone possa sciogliere per bene tutto lo schifezzo che c'è sui pennelli e poi li vado a sciacquare. Quindi ci rivediamo fra 2 secondi. Okay. È il momento di sciacquare i pennelli. Andiamo. Utilizzo dell'acqua un pochino tiepida. Dei pennelli molto densi, come ad esempio questo che è il 103 della Zoeva, il Defined Buffer, il rischio è che del prodotto possa restare nelle setole e quindi lo vado, se è necessario, a risciacquare una seconda volta. Come me ne rendo conto? Me ne rendo conto semplicemente andandolo a sciacquare. Se quando poi lo strizzo vedo che esce ancora della schiuma sporca, quindi della schiuma marroncina del prodotto, lo vado appunto a risciacquare fino a quando appunto non sarà completamente pulito. In questo caso però, come vedete, è pulito. Questo è il 217 della MAC. Come se ricordate prima era praticamente verde, le setole invece adesso sono completamente pulite.
I mandorli li ho praticamente tutti lavati. Adesso li andrò a vaporizzare leggermente con l'Elf, il Daily Brush Cleaner della Elf. Semplicemente prendo la confezione, la boccettina, e vado a vaporizzare sopra i pennelli. Così, senza fare nient'altro. Prendo poi un panno di quelli che si utilizzano per pulire vetri. Vi direi una pelle di dino, ma non credo che sia una pelle di dino. E la vado a sciacquare e poi ci metto i pennelli all'interno. Semplicemente così. Li vado leggermente a tamponare in modo da togliere l'eccesso di acqua e poi li metto su una superficie piana ad asciugare. Io li lascio per 2-3 giorni, così si asciugheranno tutti quanti. No, ovviamente dipende dalle di scorta se mi dovessi di nuovo truccare. Io normalmente li metto qui fuori la finestra. Ecco fatto, come vedete non faccio niente di particolare, niente di sconvolgente, e al prossimo video!